Giornata di gioco, divertimento, festa, veramente una giornata speciale per i nostri ragazzi. Un ringraziamento forte va al gruppo CISL Donne di Reggio, che hanno fortemente voluto organizzare questo evento, Quando i doni diventano speranza. Sono partiti da Reggio per arrivare qua a trovare i nostri ragazzi, a omaggiarli di un bellissimo uovo di Pasqua. Che dire, siamo felici perché comunque ogni evento per noi è una speranza. Per i ragazzi una qualsiasi cosa che si faccia è importante, quindi far arrivare veramente altre associazioni qua e ritrovarci insieme per passare un pomeriggio speciale veramente è una cosa straordinaria. Quindi che dire, speriamo che questa Santa Pasqua porti veramente tanta pace e tanta serenità a noi, le nostre famiglie e ai nostri ragazzi. Grazie e tanti auguri di buona Pasqua. Il progetto Quando i doni diventano speranza è un progetto pensato dal coordinamento femminile e realizzato grazie all'importante contributo della Filca CISL, della FIT, del pubblico impiego e dell'associazione di volontariato Anteas. È un progetto che si concretizza in tre tappe, una sul Reggio, un'iniziativa sul Reggio, una sulla Ionica e una sulla Tirrenica. Su Reggio Calabria lunedì abbiamo consegnato le uova ai bambini dell'arcidiocesi. Accanto a noi è stata significativa la presenza dell'attore Giacomo Battaglia, che ha raccontato la favola di Pasqua ai piccoli. E ieri a San Ferdinando e oggi la stessa iniziativa viene riproposta su Gioiosa Ionica. L'obiettivo è stare accanto ai soggetti deboli e anche per arginare l'indifferenza. Queste tre iniziative che abbiamo fatto volentieri ieri e oggi sulla provincia seguono anche le altre iniziative che abbiamo fatto durante il Natale. Piccoli segni, gocce in un mare, gocce di solidarietà in un mare di bisogni. Ahimè, la nostra provincia è combinata veramente male, ma noi cerchiamo anche al di là di assistere, di stare vicini in questi piccoli momenti, in questo caso ai ragazzi, ma è anche un incitamento alle istituzioni e alla politica perché a queste realtà diano un peso e non vengono dimenticate se non nei momenti particolari come questo. Allora, oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere qui la dottoressa, che veramente da tanto tempo, da tanti mesi, che ci sentiamo telefonicamente per realizzare questo bellissimo progetto. Quindi che cosa ha pensato di fare? Di comprare queste uova e portarle a voi. Non viene dietro l'angolo, bensì si è partita da Reggio Calabria, dalla città, per arrivare qua. Quindi che dire, noi siamo felicissime perché comunque passare un pomeriggio diverso con i nostri ragazzi è già un successo. Poi essere addolciti dalla cioccolata penso che sia il massimo. Quindi ora intanto ringraziamo l'assessore, il presidente Lauro, qui io voglio dare la parola e dirci giusto salutare i ragazzi che lei comunque conosce, che ci vive tutti i giorni. Buonasera a tutti, sono ben lieta di essere stata invitata questa sera a questa manifestazione alla quale partecipa la dottoressa Nausica della CISL e abbiamo anche come rappresentante la dottoressa Alba che rappresenta la CISL Funzioni Pubbliche del coordinamento donne della Locride. È una manifestazione bellissima, ci sono due aspetti qua che emergono. Intanto ci sono le uova dell'AIL, che sono le uova che danno una speranza ai bambini che hanno malattie gravi a livello di leucemia, linfomi, eccetera. E poi l'altro aspetto è quello di allietare questi ragazzi diversamente abili, ma che non significa che non hanno un'abilità, hanno la propria abilità.
hanno la loro importanza anche perché ci fanno, fanno emergere. Siamo nel periodo della misericordia. Misericordia significa avere un cuore pietoso. Il cuore pietoso non è avere pietà, ma camminare accanto, dare sostegno e far emergere proprio le qualità di questi ragazzi che hanno voglia di manifestarle al meglio. Quindi, che dire, è bellissimo che ci siano queste manifestazioni, è bellissimo che continui anche l'attività di Comma 3 che si sta impegnando in questa attività e quindi sta dando ampio respiro a questo aspetto sociale. Buona, vi auguro una buona festa e una buona continuazione. Grazie. Perché ha detto già bene il Presidente del Consiglio di Gioiosa, ma ringrazio chi ha voluto organizzare e portare questi doni anche ai ragazzi di Comma 3. Ne approfitto per dire una cosa che dico spesso quando ci sono queste iniziative, che il ringraziamento all'associazione di Simona Coluccio per il lavoro che in questi anni silenziosamente ha fatto su questo territorio, e credo che i frutti adesso possiamo cominciare a raccoglierli. È un percorso lungo, lo sappiamo, parlavamo prima anche delle difficoltà che ci sono, ne abbiamo parlato tante volte, ma credo che tanti piccoli momenti importanti come questi, come questo di oggi, possono costruire una, anche un modo diverso di fare anche per noi amministratori delle politiche sociali, che siano molto molto più attenti a quanto non sia stato in precedenza. Da questo punto di vista faccio un augurio, che è un augurio ai ragazzi in particolare, a cui auguro anche una buona Pasqua, alle loro famiglie, ma è un augurio anche a tutti voi di poter avere una sensibilità maggiore su alcune questioni. Quindi grazie, grazie a te. Grazie a te. Io velocemente per fare gli auguri di buona Pasqua ai ragazzi e anche naturalmente ai genitori. Poi, come diceva bene il Presidente del Consiglio, la società oggi ha bisogno di tutti, di chi è abile e chi è diversamente abile, e soltanto se andiamo insieme e camminiamo insieme possiamo anche creare una società più giusta e creare anche le condizioni per un bene comune. E gli auguri di nuovo di buona Pasqua, e credo che a cominciare da questa sera comincia ad essere poco poco più dolce, con per giunta dando una mano d'aiuto a un'associazione che si rivolge anche ad altri bambini, ad altri ragazzi. Grazie. Tanti auguri. Grazie. Alessandro, verità tesoro, per farvi vedere, si parla di disabilità, ma questo, voglio dire, scusate se poco. Vieni Alessandro, questo è l'artista Alessandro, che veramente bravo Alessandro. Bravo. Un ringraziamento forte alle nostre amiche di Baby Smile che sono sempre vicine a noi. E un ringraziamento al presidente della Consulta che è sempre vicino a tutte le realtà. Allora. Iniziamo. Domenico, vieni amore. Guarda cosa ti consegna la signora. Come si dice? Degli un bacio. Federica, vieni amore. Come si dice amore? Alex,
signora, aspetta. Ti perdonerai. Ok, c'è il nuovo Raven Ivan. Bene, vi aspettiamo numerosi e sicuramente sarà un bellissimo rispetto.